Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del Pesci. Andiamo a vedere come sarà questo mese di ottobre 2022, ma soprattutto, come ormai ci proponiamo sempre in questo canale, andiamo a vedere come indirizzare il nostro lavoro verso il massimo successo quotidiano e perseguibile in questo mese, affinché noi possiamo anelare la manifestazione dei nostri massimi risultati e potenziali interni. Quindi invito le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a guardare i miei video, i contenuti che metto nei miei video sulla playlist Risvegliare l'arte della coscienza. L'arte della coscienza no, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, in modo tale da andare a implementare il proprio lavoro nella magia pratica e consapevole, perché la magia, siamo tutti creatori, la magia altro non è che un atto di volontà coscientemente indirizzato verso un obiettivo specifico, una creazione consapevole, anziché essere vittime della propria stessa creazione, dell'inconsapevolezza del proprio potere, ok? Quindi invito a guardare i contenuti di quei video e di studiare, ragazzi, studiare. Vi ho messo tutti i libri, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, nella sezione community di questo canale, scorrendo un po' più basso nei post, libri e film funzionali per il risveglio della coscienza. Quindi, detto questo, ragazze mie, per le nostre veterane, continuiamo il lavoro, vediamo cosa si prospetta in questo mese e a come dobbiamo adempiere il nostro massimo risultato quotidiano. Allora, partiamo da gli oracoli della Dea e andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del Pesci, allora, ottobre 2022, qual è l'archetipo corrispondente alla Dea? Cioè, la Dea, quale archetipo ci dà su cui lavorare? Quindi pensieri, parole e azioni devono essere conformi alla carta che appena adesso estrarremo. Allora, eccola qua. Allora, andiamo a vedere che carta è. Ragazzi, il perdono. Allora, pensieri, parole, azioni devono essere orientate al perdono di se stesse, di se stessi e verso gli altri. Che cos'è il perdono? Allora, il perdono è un atto di magia consapevole. Quando noi perdoniamo noi stesse o un altro per qualcosa, arriva una sorta di... si scioglie un karma, ok? Quindi vi ho detto come fare, ve lo dico sempre, benedicendo l'altro e battezzando le situazioni anguste che sono accadute, che possono accadere come successo. Quindi io battezzo questa situazione come successo. Per le ragazze nuove questo lo metto tutti nei miei video, nei contenuti dei miei video Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Quindi quando noi benediciamo e battezziamo sentiamo subito che il karma fluisce, l'energia stagnante o l'energia repressa fluisce subito, è istantanea, lo sentiamo sulla pelle, ok? Quindi pensieri, parole, azioni funzionali alla compassione. Verremo anche... noi inizieremo a perdonare noi stesse per non aver compreso la legge, ok? E inizieremo oppure affinché la legge abbia luogo in modi esorbitanti per voi in questo mese, cioè vedrete le manifestazioni, voi sentirete che dovete battezzare assolutamente le situazioni. E nel momento in cui qualcosa che noi andiamo a voler manifestare non si manifesta subito, come vi ho spiegato spesso, è perché i credo che abbiamo negativi ereditati sono molto antichi, ok? Nella misura in cui qualcosa non si manifesta in modo istantaneo, ci vuole tanto, tanto tempo, è perché noi stiamo andando a lavorare su dei credo che sono molto atavici, molto antichi, e quindi la perseveranza è ciò che premia la manifestazione di successo, ok? Perdono, riceveremo anche delle scuse da qualcuno con questa carta e anche la realtà esterna che si palesa a noi nell'apertura dell'abbondanza, nella misura in cui noi iniziamo a dare amore a noi stesse e a noi stessi. Di conseguenza la realtà esterna proietta l'amore di noi. Ok? Ok, andiamo a vedere quale porta si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi del Pesci ottobre 2022. Ottobre 2022. Vediamo.
tutte le porte della prigione, ragazze mie. E la porta della prigione ti dice le gabbie mentali che ti sei creata o ti sei creato, tu le riconoscerai e farai fluire l'energia, quindi si aprono le gabbie mentali grazie al battesimo e alla benedizione. Quindi io già ti dico una cosa, allora le affermazioni di potere di questo mese sono: io sono compassionevole, io sono luce, io sono benedetta, io sono libera dal mio passato, io sono amore, io ho potenti poteri psichici, io mi fido sempre soltanto delle mie intuizioni, le mie affermazioni funzionano subito, che queste sono quelle cardine di questo mese. Quindi noi qua c'è la porta della prigione, tutto ciò che ci tiene in gabbia, ci possiamo ancora sentire all'inizio di questo mese ingabbiati, imprigionati, ma cos'è che ci rende in gabbia? L'ego, cos'è che ci fa sentire in prigione? Gabbie mentali, ok? Quindi nella misura in cui noi abbiamo una gabbia mentale, io sono libera dal mio passato, io sono libera da ogni tipo di dipendenza emotiva del mio passato. Ok? Quindi si aprono le porte delle prigioni mentali e quindi anche sull'aspetto lavorativo, laddove noi ci sentivamo in gabbia o costretti a fare qualcosa, era perché non ci sentivamo all'altezza di qualcosa di più grande ed era una gabbia mentale. Tu perdonerai te stessa o te stesso per non aver compreso il tuo potere, quindi io sono capace, io sono meritevole di posizioni lavorative di successo, io mi permetto di ricevere l'abbondanza, io sono grata, ok? Sul piano lavorativo, là dove ci sentivamo in gabbia, dai colleghi di lavoro, la posizione, ragazze mie, dovete adattarla. Quindi grazie a questo perdono e capire che gli avvenimenti che hai avuto fino a questo momento nel lavoro, come nelle altre circostanze, erano funzionali affinché tu sviluppassi il potere creativo del perdono. Il potere creativo del perdono, ossia il potere del verbo insito nel io ti benedico e io battezzo questa situazione, è qualcosa di straordinario, ok? Di esorbitante. E quindi tu facendo questo ti libererai dalle catene, ok? Nell'amore uguale, laddove hai percepito delle sensazioni di incapsulamento mentale, ok? Là tu benedirai anche le persone, le circostanze che ti hanno fatto da specchio per farti capire che eri ingabbiata in delle situazioni mentali e che tu eri libera di manifestare qualsiasi cosa, ok? Quindi nella misura in cui in questo mese ci sentiamo ancora ingabbiati in qualcosa, benediciamo e battezziamo le situazioni, comprese le persone che ci fanno da innesco a questa gabbia, ok? Quindi, nome della persona specifica o quello che sei tu, ok? Nome della persona, io vedo in te soltanto il tuo sé divino, io ti vedo come Dio ti vede, perfetto, fatto a sua immagine e somiglianza, io ti benedico, nome della persona specifica, ovunque tu sia, ok? Ok. Quindi questo è un grande monito, qua c'è proprio la chiave della prigione e il perdono, battesimo e benedizioni. Ok, ci andiamo a fare subito la croce, la stesa dell'io realizzato per vedere di cosa parla questa prigione, che cosa non hai visto, quindi di conseguenza cosa ti ha impedito di essere davvero te stessa, quello che vai a superare in questo mese grazie al potere del perdono, cioè il potere del verbo con il perdono, il battesimo e la benedizione, ok? Allora andiamo a vedere, per i miei ragazzi del pesci, andiamo a vedere, mettiamocela qua, questo lo vedete così, sì, più o meno, ok, vediamo, allora a partire da cosa ti ha impedito di essere davvero te stessa, di cosa parla questa prigione, vediamo, e che, da cui ci liberiamo, con quali mezzi possiamo liberarci, per intraprendere quale azione, per arrivare a quale trasformazione. Qual è l'obiettivo, il destino da realizzare in questo mese?
Anche ragazze mie, se vi siete sentite imprigionate in un'energia di relazioni antiche, tossiche, comunque sia imprigionate in una relazione, erano tutte gabbie mentali, dipendenze emotive, ecco perché vi faccio mettere delle affermazioni che vi fanno liberare da tutto, ok? Ok. Andiamo a vedere quindi che cosa ti ha impedito di essere davvero te stessa o te stesso. Una rottura, una crisi interna, ce la torre. È come se non siamo riusciti a cogliere l'opportunità che si è celata dietro una crisi. Che cos'è la torre? È una rottura, una crisi da cui non riusciamo a uscirne, una sorta di dipendenza emotiva da un dolore, perché noi abbiamo dipendenze emotive dal dolore. Siamo dipendenti emotivamente dal dolore. Non so se ci rendiamo conto, perché siamo stati abituati a vivere in una penuria. Con dei credo negativi. Quindi noi cosa superiamo in questo mese? Una rottura, una crisi interna che può essere stata innescata dall'esterno con una storia che è finita, o è crollato qualcosa, o c'è stata la rottura di un posto di lavoro, questa cosa che ha innescato una crisi. La torre di Dio di cosa parla? Qua c'è un fulmine che arriva dall'alto, cioè dal tuo sé superiore, dal padre, che rompe l'intera struttura. Una struttura che non è radicata, che non può sussistere perché è basata su false credenze, soprattutto per coloro le quali hanno iniziato un lavoro su loro stesse e stanno vedendo le manifestazioni tragiche fuori. Perché, come vi spiego spesso, quando noi iniziamo il lavoro su noi stesse, fuori si manifesta tutto il contrario di quello che stiamo chiedendo. Soprattutto laddove ci sono delle credenze antiche, più antiche sono le credenze, più lavoro c'è da fare, più ci sono disastri all'esterno, perché deve palesarsi il vecchio credo. Mi spiego, no? Ok. Quindi qua c'è una crisi che non è stata superata e noi andiamo a superare una crisi, una rottura di un rapporto, la rottura di schemi, qualcosa che è venuto alla luce. Ok? Grazie a un innesco esterno, oppure una crisi interna che è avvenuta in modo retroattivo per una rottura che c'è stata tempo prima, ok? Come se questa è proprio la cosa ti ha impedito di essere te stessa, di andare avanti, questa gabbia è la prigione, una dipendenza emotiva, ok? O la rottura di alcuni schemi. Ecco perché il perdono, se ci ha lasciato qualcuno, benediciamo e battezziamo quella persona, ok? Perché c'è un messaggio importante lì, una lezione spirituale. Andiamo a vedere adesso con quali mezzi possiamo liberarci, ok? Vediamo un po'. Ragazze, l'appeso, il sacrificio dell'ego, perché alla sezione con quali mezzi possiamo liberarci, di cosa parla l'appeso? Cambiare la prospettiva. E abbiamo detto qua come si fa, con il potere di quelle affermazioni che ti ho detto. Allora, qua cambiare la prospettiva, ti dico già che per cambiare la prospettiva devi essere diversa tu, diverso tu. Di conseguenza, le affermazioni vanno a suggestionare il subconscio, a saturarlo con i nuovi credo, ok? Cosa succede quando fai questo? Che le prospettive rispetto a un problema specifico, la tua condizione di vita cambiano. Quindi, oltre a quelle affermazioni che ti ho appena detto, l'altra affermazione è: io sono e manifesto la versione migliore di me stessa o di me stesso, d'accordo? Ok. Quindi con quali mezzi puoi liberarti? Qua si tratta di, anche con l'appeso, di sacrificare qualcosa. Il sacrificio dell'ego è un sacrificio che a noi costa fare. Sapete perché? Perché l'ego su di noi è come se fosse una pelle. Vabbè, una pelle che ci hanno attaccato dalla nascita, credo negativi, depotenzianti, eccetera. Però è come se ci facesse calore, una zona comfort, no? La pelle. Che vuol dire sacrificare l'ego? Che quella zona comfort ti tiene al sicuro, l'illusione tenerti al sicuro, allo stesso tempo non ti fa progredire. Quindi quando tu togli la pelle, la vecchia pelle, che succede? Che tu c'hai freddo, però sei libera. E che cosa vuol dire questo simbolismo? Che sacrificare l'ego significa anche sacrificare una zona comfort. Tu sai qual è la tua zona comfort che ti fa stare al sicuro, anche in un dolore, ok? Tu sai qual è quella zona comfort. E là ti dice cambia la prospettiva e devi sacrificare l'ego, la zona comfort. Anche fermarti, con quali mezzi puoi liberarti? Perché qua c'è un cambio di prospettiva che ha a che fare, che lo prendi nel momento in cui incanali proprio il cambio di prospettiva, nel momento in cui stai un attimo ferma, ferma. E fai in modo che sia lo spirito dall'alto, l'appeso si autoappende, quindi fermati, fai in modo che lo spirito vada a ingravidare il mentale.
Chiaro? Fai che i tuoi passi siano guidati dallo spirito. Vada a ingravidare il mentale, cambiando la prospettiva. Fermati. Quindi qua c'è necessità di un fermo relativo al perdono, fatti un elenco di tutte le situazioni che devi benedire, battezzare, ok? Perché qua devi uscire da questa prigione, gabbia mentale. Andiamo a vedere adesso per intraprendere quale azione. Ragazzi, qua c'è il diavolo. Ma che vi è successo negli ultimi tempi? Allora, qua c'è un cambio epocale. Alla sezione per intraprendere quale azione mi viene il diavolo, significa che tu devi tagliare le dipendenze emotive. Ecco perché qua ti viene chiesto fermati. Le dipendenze emotive sono zone comfort, tutto ciò che è relativo a dipendenze. Anche dipendenze proprio da qualcosa, ragazzi, ok? Non mi addentro nello specifico, ma il diavolo parla proprio delle dipendenze sul piano della realtà 3D. Tutto ciò che ti crea visceralmente una dipendenza, che può essere una dipendenza emotiva, dipendenza di sostanze, dipendenza da il bisogno di sicurezza, ok? Quindi devi tagliare questa dipendenza qui. Per intraprendere quale azione il diavolo taglia la dipendenza. Qua mi viene una dipendenza da una dipendenza emotiva. Al di là delle cause specifiche, noi cerchiamo di fare in modo generico, così andiamo, ognuna di voi la può applicare. Qua c'è una dipendenza emotiva perché non si è riusciti ad uscire fuori da una crisi interiore, innescata da eventi esterni di varia natura, ognuno di voi sa qual è. Cosa ci dice l'appeso? Fermati, fermati, fai che lo spirito ingravidi la mente. E taglia, per intraprendere quale azione? Il diavolo taglia le dipendenze emotive. L'abbiamo visto qua come facciamo, no? Io sono libera dalle dipendenze emotive del mio passato. Io sono la migliore versione di me stessa. Qui anche sul lavoro, per esempio, no? Allora, c'è stata una rottura, una crisi interna, qualche cosa che è relativo al fatto, ti stanno dicendo fermati un attimo, cambia la prospettiva e utilizza quel diavolo alla sezione con quali mezzi, per intraprendere quale azione, scusatemi. Usa la tua creatività, perché il diavolo nel lavoro come creatività, soprattutto se siete, ma non solo se siete creativi, dal punto di vista artistico, in tutte le sfaccettature siamo tutti creatori, utilizza l'energia creativa del diavolo per dare il meglio di te stessa in quello che sai fare meglio, ok? In modo tale da andare a acquisire anche l'autostima, va bene? Allora, vediamo qua, per arrivare a quale trasformazione. Qua c'è un cambio karmico, ragazzi miei. Mamma che stesa, proprio l'araba fenice qua, che va ancora di più a mettere i puntini sulle i. Allora, ragazze, qua per arrivare a quale trasformazione? Qua c'è un cambio del karma. Vedete pure noi, nella ruota il karma. Alla sezione per arrivare a quale trasformazione? Finalmente a cambiare e a fare in modo che questa torre abbia il suo giusto esito. Che è quello di andare a convalidare le nuove credenze per aver distrutto le vecchie. Con un evento esterno di qualsiasi natura, ok? Qua arriva un cambio per te in questo mese. Per arrivare a quale trasformazione? A far girare di nuovo la ruota. Da che? Con quali mezzi puoi liberarti? Da una crisi che non è stata adempiuta a livello emozionale, no? Ok? Che non è stata risolta. Tu vai a risolvere la crisi come? Come ci insegna l'appeso? Cambiando la prospettiva in base al fatto che tu ti fai proprio ingravidare la mente dallo spirito. Okay? Quindi ho qua già l'altra affermazione, mi sta venendo adesso, è questa. Io sono sempre sotto ispirazione divina, prendo sempre le decisioni giuste in fretta. Io sono guidata dal mio sé superiore. Ok? Allora qua cosa arriva? Qua tagli le dipendenze e la ruota finalmente gira a tuo favore. Ok? La ruota gira. Adesso vediamo qual è il destino, l'obiettivo da realizzare in questo mese. Pieno avanzamento e successo, il carro. Quindi il destino da realizzare, l'obiettivo in questo mese è il pieno successo in tutte le situazioni laddove hai una dipendenza, avevi una dipendenza, dove ti creava una gabbia mentale attraverso il perdono, ok? Il pieno successo in questo mese è delle gabbie della mente. Quindi il carro cosa ci insegna? In tutti gli ambiti, ad avere fiducia nelle proprie capacità e non sentire nessuno, ok? Grazie al lavoro che vai a fare in questo mese. Pieno successo e avanzamento di carriera, di un progetto individuale, oppure di un amore, il successo di te stessa, del recupero della tua autostima, perché il caro ci parla della fiducia nelle proprie capacità, ok?
della propria autostima e anche andare a tagliare situazioni di dipendenza. Laddove tu senti, tipo, che un matrimonio è finito, che una relazione è finita, sei legata ancora a questa persona, per esempio, sto facendo scenari, ma mi stanno arrivando canalizzazioni perché siamo tantissime, poi ognuna di voi la applica, intanto quelle specifiche che mi arrivano ve lo dicono, come sappiamo. Se abbiamo avuto la rottura di un matrimonio o qualsiasi cosa, la rottura di una relazione, ci viene chiesto di fermarci per andare a sanare, cambiare la prospettiva e tagliare le dipendenze. Questo porta alla sanazione con il perdono e di conseguenza un cambio a tuo favore per avanzare le tue capacità e andare a sentirti capace di poter realizzare qualsiasi cosa con il carro, pieno successo, ok? Nella misura in cui invece c'è stata una rottura per qualcosa o una crisi per qualcosa, e tu ti sentivi ferma, mi spiego, ingabbiata in qualche cosa, qua devi recuperare la tua autostima, piena fiducia nelle proprie capacità, anche in un rapporto con una persona specifica, dove c'era una dipendenza di tipo emotivo e ci può essere stata una rottura, e quindi ti sei portata avanti una delle gabbie mentali perché non credevi in cosa? Nel tuo potere, eccolo qua, che è il successo di questo mese. Quindi, allora, il comune denominatore è uscire fuori da una crisi, uscire fuori da, che può essere stata innescata da varie dinamiche, tagliare la dipendenza, questo ti porta a fare un cambio e avere pieno successo in questo mese, ok? Anche realizzare un lavoro autonomo, ragazze, da chi avevate paura a farlo, questo può essere per alcune di voi. Andiamo a vedere adesso sull'amore, andiamo a farci, tu stai prendendo sì, andiamo a farci adesso sull'amore, sia per chi non ha nessuno, oppure per chi ha una persona in mente, eccetera, ragazzi, sapete come funziona e poi l'adattate. Allora, prendiamoci le carte qua, eccoci qua. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci, allora vediamo un po'. Vediamo un po' per i miei ragazzi del pesci, in amore, cosa accade in amore e come orientarci al meglio per il nostro massimo perfezionamento grazie alla proiezione che l'altro ci fa. Allora, vediamo. Allora, situazione attuale che stai vivendo intorno all'amore, allo stato d'animo nei confronti dell'amore. La sfida che devi immediatamente affrontare, che può essere anche un blocco che ti impedisce di progredire, o proprio è una prova. Vediamo un po'. Subconscio, quello che non sai di te, che anima la sfida, la prova. Qui ed ora cosa accade? Che è proprio quello che vuoi ottenere raggiungendo il superamento della prova, oppure quello che sta accadendo proprio adesso, in base all'energia del presente, passato, quello che succede grazie a tutte queste energie qui, nell'immediato futuro, il tuo potere in questa circostanza, le influenze esterne che possono influenzare sulla prova e ti portano anche al risultato finale, le tue speranze o paure, anche qui subconscio, la sintesi, vediamo un po', in base al consiglio della celtica, come ci dice di agire. In amore, ok. Quindi noi già diamo l'accezione sull'amore, se ci escono molti denari, eccetera, andiamo a vedere cosa dicono comunque le carte. Allora, vediamo un po' la situazione attuale che stai vivendo intorno all'amore. Ragazzi, un nuovo amore, un asso di coppe. Allora, la situazione attuale che stai vivendo, anche il tuo stato d'animo nei confronti dell'amore, è quello di apertura al nuovo, qualsiasi siano le circostanze, o una nuova opportunità con la stessa persona, oppure una persona proprio nuova che può essere già entrata nella tua vita. Ricordiamo qua, qua c'è pieno trionfo, e il lasso di coppe è anche il risveglio emozionale rispetto a queste catene che abbiamo visto, Vediamo qual è la sfida. La sfida è la confusione, fare una scelta definitiva, 7 di coppe, tutte queste coppe, siamo molto emotivi, come giusto che sia anche il pesci, che è un segno meraviglioso, è proprio il sogno, no? E quindi dominato da Nettuno, qua la sfida è quella di fare una scelta senza essere confusi, e abbiamo visto come si fa, fermandoti, cambiando la prospettiva con le affermazioni, fai che le intuizioni che ti giungano siano funzionali a questa scelta, 7 di coppe, ok? Andiamo a vedere il subconscio cosa c'è. Ragazze, qua c'è una regina di coppe. Questa è una... Allora, qua c'è, tu ti senti meritevole di un grande amore. Qua c'è anche una persona che ti ama, Forse è entrata da poco nella tua vita, però questa è una persona che ti ama proprio. La regina di coppe qua nel subconscio ci dice che la situazione che stai vivendo
E questa confusione, rispetto al lasso di coppe è dovuta al fatto che tu sei molto emotiva o emotivo e quindi sei molto empatico anche, senti proprio l'amore dentro di te. I pesci sono un segno meraviglioso che si prodigano per il bene dell'umanità, sentono empaticamente e vogliono servire proprio l'altro. Ok, sono di un cuore straordinario e straripante, quindi qua c'è questa consapevolezza. Tu, per alcune di voi ci sono diverse persone qua. Ok, per alcune di voi dovete fare la scelta di cuore e dovete sperimentarvi nella nuova versione di voi stessa. Ok? Molto bella questa carta qui. Vediamo qua che succede qui ed ora. Eccola la torre, ragazze mie. Qua vi siete resi conto che voi volete e meritate veramente di meglio. Ragazzi, qua c'è la torre qua sotto. Questo vuol dire che voi state vivendo una crisi, una rottura con una persona. Oppure state vivendo e qua non sapete cosa fare, l'avete già vissuta e sono entrate altre persone. Ok, che è successo qua? Sì, qua c'è un 5 di bastoni che ci indica anche, oppure avete avuto una scenata di gelosia da parte di qualcuno che ha portato, diciamo, a un disastro. Vabbè, a parte questo, che magari è una sfaccettatura. Qua ci sono delle persone anche dei vostri conflitti interni che sono stati sanati grazie a questo vostro risveglio spirituale, ok? Qua c'è la regina di coppe che ci parla proprio di una donna che sa amare, la donna o l'uomo, anche la tua energia femminile, eh? Un uomo o una donna che vuole veramente una persona all'altezza del suo potenziale animico. Okay. E quindi qua possiamo vivere con questa torre quello che sta accadendo qui ed ora, quello che stai vivendo o che stai tu aspiri ad ottenere, ok? Questa pace, questo equilibrio, quest'asso di coppe, ma già ce l'hai perché mi gravita intorno a te. Ora qua, per alcuni di voi non sanno cosa fare rispetto a questo, sappiate già, io vi dico, avete avuto un risveglio spirituale molto forte, ok? Questo vi sta portando a fare la scelta giusta, ve lo dico già con queste carte qui. Le carte ci servono proprio a questo, tutto sta cambiando in tuo favore, tu devi scegliere qua con la regina di coppe, io sono unica, io sono meravigliosa. Io sono divinamente guidata e protetta e questo ti porta a fare la scelta giusta, qualsiasi sia la tua circostanza, per qua si aprono va vari scenari, ok? Vediamo cosa accade qui. Qua c'è un 7 di bastoni che ci parla di un po' di difesa e di proteggere la propria energia, ok? In questo mese, ce lo diceva anche qua con l'appeso. Il 7 di bastoni ci parla anche di combattere per difendere la propria energia e di conseguenza tu stai vivendo con quest'asso di coppe che mi domina. Un momento in cui stai superando una crisi emotiva, devi fare la scelta giusta e questo come si fa? Difendendo la tua energia, ok? Difendendo la tua energia in modo tale da andare a fare uno scanner dentro te stessa, va bene? Allora, qual è il consiglio della Celtica? Di ritirarti. Qua c'è un eremita, il consiglio è quello di trovare l'illuminazione dentro te stessa. Allora io già ti dico che questo è il mese dell'amore di te, anche se c'è una persona specifica, questo è il mese dell'amore di te perché stai facendo un salto evolutivo di coscienza che ti permetterà di avere davanti, sia che tu la conosca o non la conosca questa persona, una persona all'altezza della tua frequenza che sei magnifica, c'è la regina di coppe nel fondo mazzo, scusami, nel subconscio. Il consiglio della Celtica è quello di allontanarti da tutto ciò che non vibra più alla tua frequenza. Di proprio l'eremita, il viaggio introspettivo dentro di te che ti porta all'amore di te. Quindi questo è il consiglio. Questo ti porta ad avere un'illuminazione, aggiungere a una verità unica e inequivocabile una volta per tutte. Ok? Ora andiamo a fare per chi sta già insieme una persona. Questa stessa mi sta parlando di qualcosa che tu vuoi di più e liberarti dalle dipendenze emotive con la tua persona del cuore con cui sei già. Ok? Tu riuscirai a fare questa cosa tenendo fede ai tuoi ideali. Va bene? L'eremita ti dice agisci anche in relazione come una vera maestra, come un vero maestro. Guarda l'altro come una tua proiezione, utilizza ciò che l'altro ti proietta a tuo favore. Perché l'altro è la divinità, la tua divinità che ti parla attraverso l'altro, utilizza le sue parole, i suoi comportamenti a tuo favore. Se sei in cerca dell'illuminazione, come ci dice l'eremita, lascia che sia l'altro a parlarti e tu vai a vagliare quello che l'altro dice come cose che ti sta dicendo Dio attraverso quella persona. Ok?
Qua se stai già insieme a questa persona è tempo di sanare le proprie energie, che vuol dire col sette di bastoni? Che ognuno deve avere i suoi spazi, ognuno per non essere ingabbiata, ok? Ognuno deve avere i suoi spazi, è chiaro? Ok, fare tale scelta. Vediamo qua le influenze esterne, che può essere la persona specifica, sappiamo già, no? Sì, qua c'è la persona, ragazze mie, c'è una regina di bastoni, ma soprattutto questa sei tu, come ti vedono gli altri, una donna meravigliosa, una donna affascinante, una donna sensualmente magnetica, attraente, che domina la massa. Ok, adesso ti dico un'altra cosa, ci può essere stata anche la rottura perché c'è stata un'altra persona, ok? Questa è stata benefica per te perché la Celtica mi dicono questa rottura è stata funzionale al fatto che tu dovevi apprendere la lezione di liberarti dalla dipendenza emotiva. Questo vale per alcune di voi. Ora, nel momento in cui, questa è un'altra accezione che vale anche per la specifica che ho fatto adesso, nel momento in cui voi, in questo mese, alcune di voi avranno un nuovo amore che le farà uscire da una zona comfort di dipendenza, una persona che lotterà per te che stai guardando, questa persona ha l'energia della regina di bastoni, anche se ovviamente se è un uomo, è una persona che agisce in conformità del fatto che ti vede meravigliosa e splendida, è una donna o un uomo da amare, sente le tue emozioni, c'è emozione e passione, ok? E anche qui il consiglio della Celtica è quello di agire in conformità al fatto che tu hai sei un maestro. Ok? Utilizza l'altro che ti arriva laddove c'è una persona che ti riaccende la passione con questo nuovo amore e lotta per te, e Dio che te lo manda per farti andare oltre la dipendenza emotiva di un'altra vecchia storia. Diamo speranza pure tua. Quella di chiudere un ciclo, ragazze mie. Molti di voi allontanano una situazione tossica da cui non riuscivano a uscire. Questa è un'energia stagnante, ok? La tua speranza è quella di avere successo in questo mese, liberarti e sentirti di avere il potere nelle mani, e questo avrai. Ora, rispetto all'amore con una persona specifica, se la stai pensando, la stai manifestando, le due carte del subconscio, che sappiamo che le nostre emozioni attirano la realtà esterna, sono quella di essere amata in modo incondizionato, di avere successo in questo e di far combattere per te una persona in particolare per conquistarti. E questo anneli, questo raggiungi, ok? Allontanandoci, come ci insegna l'eremita, da quelle energie che non viaggiano più alla nostra frequenza. Ok, vediamo come si compie il tutto. Sì, qua c'è la papessa, ragazze. Qua viene ti viene chiesto, due sono le accezioni. Qua c'è il fatto che tu stai lavorando con la legge spirituale, stai attraendo a te una persona che agisce, è piena di passione e di carica, ok? La papessa ti dice anche che ti verranno anche svelati dei segreti e che la legge spirituale, qua c'è una donna con il libro, ti porta alla manifestazione di quello che stai chiedendo, a uscire dalla prigione, qualsiasi siano le barriere mentali che ti sei creata, che hai avuto dentro, e a manifestare, ricordiamo qua abbiamo il pieno successo e avanzamento di quello per cui stiamo chiedendo, in questo caso è l'amore. Allora, qua abbiamo, ok, nella misura in cui noi combattiamo per quello in cui crediamo, noi abbiamo la consapevolezza di stare attraendo a noi quello che stiamo chiedendo, liberandoci dalle energie tossiche che non viaggiano più alla nostra frequenza, attirando a noi quello che abbiamo chiesto. Ora, nell'amore, ragazzi miei, siete molto intelligenti qua, c'è proprio questo risveglio spirituale, questa persona è anche attratta da voi con questo asso di coppe, questa nuova opportunità d'amore. Ce ne sono diversi qua, vedo persone però, ragazze. Cioè io qua vedo diverse persone, voi dovete scegliere sulla base del fatto che siccome la regina di bastoni è anche colei che sperimenta la propria energia di sensualità, di magnificenza, le persone che gli dicono, le confermano i suoi assunti, io sono meravigliosa, sono unica, ok? Qua le persone che attirerai in questo mese ti vedono come una donna veramente saggia, una maestra e un maestro, mi spiego? E quindi scusate un attimo. Allora, quindi stavamo dicendo, quindi che la papessa, la fine della Celtica, ti dice anche, questa è un'altra accezione, che per molte di voi, sulla base del fatto che si liberano in questo mese di energie che non, di dipendenza, ok? Intanto, mentre vi liberate da energie di dipendenza, nell'amore cosa accade? Nell'amore abbiamo diverse persone che entrano nella vostra vita, diverse persone che entrano nella vostra vita, che vi palesano i vostri assunti, ok?
Ok? Vi palesano i vostri assunti e poi voi con calma decidete. Perché ricordiamo che qua abbiamo un carro che ci parla dell'obiettivo da realizzare in questo mese, che è la consapevolezza delle vostre capacità. Quindi, o che state con una persona, o che vedete la manifestazione dei vostri assunti in altre persone, questo dovete adattarlo voi, ok? Fatto sta che molte si liberano da una situazione inferma a livello emotivo in modo totale, ok? E le porta questa cosa ad avere potere anche all'esterno, a recuperare il proprio potere, chiudendo questo ciclo doloroso, essendo la papessa, colei che attrae l'amore all'altezza delle sue frequenze. Ok? Andiamo a vedere adesso con questo, cosa riceviamo con questo, che cos'è questo sette di bastoni, per favore? Cos'è questo sette di bastoni? Sì, ragazze, qua allora c'è. Qua arriva un cavaliere di coppe, lo vedete pure voi, no? Allora, cos'è questo sette di bastoni? È un cavaliere di coppe, qua c'è la dichiarazione d'amore da parte di qualcuno. Oppure voi che mettete le distanze da parte di qualcuno e ne arriva un altro. Cioè, arriva un'altra persona che vi apre il cuore, ok? Quindi questo sette è oppure uno che combatte, una persona che combatte col sette di bastoni per dichiararti, farti una comunicazione emotiva, ok? Anche una richiesta di perdono. Qua c'è l'otto di bastoni, la necessità proprio un'energia forte, il movimento di comunicare questa cosa. Ok, richieste di perdono forte, perché qua ci possono essere anche situazioni di dipendenza emotiva tutti e due. Mi dite di cosa parla quella torre un attimo? La rottura anche di un matrimonio, ragazze, qua c'è con tre denari, c'è anche la rottura e quindi la dipendenza emotiva da un matrimonio o da una relazione ufficiale. Quindi anche la rottura rispetto alla voglia di collaborare ancora con qualcuno, ok? Voi volete uscire da questa situazione e ce la fate, ok? Sì, qua mi parla di un cavaliere di bastoni, anche una rottura improvvisa ci può essere stata. Allora, datemi un attimo sulla regina di bastoni, cosa arriva dall'esterno. Ragazze, allora qua c'è uno che ti ama, qua c'è un re di coppe, regina di coppe, ok? Allora qua ci sono vari scenari comunque, ragazze, eh? Ci sono vari scenari comunque. Quindi qua c'è una persona che ti ama, qualsiasi cosa abbia fatto, se è il vostro caso, ok? Questa è una persona che vi ama, ok? Magari alcune di voi erano in ombra con questa persona perché c'era una persona ufficiale, ok? Si è rotto un matrimonio. Qua c'è per voi, per te che stai guardando, qualsiasi cosa sia accaduta, ok? Tu mi stai qua sotto. Qualsiasi cosa sia accaduta, questa persona è innamorata, ok? Questo è il segreto che ti può venire a rivelare in questo mese con questa comunicazione emotiva. Se non lo vedi subito, ok? Tu lo senti questa cosa, mi spiego? Per le ragazze che non c'è nessuno, vedo l'entrata in scena di una persona veramente nobile di ideali e di intenti, con la sola accezione che vi chiedono le carte di fare, di liberarvi dalla vecchia energia, facendo col potere del verbo, abbiamo detto, meditando bene e allontanandovi da situazioni malsane, ok? E avrete successo in questo. Sì, ragazze, qua c'è il Papa. Qua c'è il Papa. Qua c'è proprio una persona seria che ti ama, tu lo sai. C'è anche una persona che si è elevata anche spiritualmente per delle cose accadute. Vediamo la papessa di cosa ci parla, per favore. Sì, allora la papessa ci parla, qua mi dice di un due di bastoni, viene fatta una strategia per il futuro su qualcosa. Da che entra questa persona, da che viene a comunicarti qualcosa di importante, qualsiasi cosa sia successa, c'è una strategia per il futuro da parte tua. E ci possono essere anche due persone qui, eh? E ti viene chiesto di uscire dalla zona comfort. Questo è un mese di grande riflessione, anche se vivi la relazione. Qua c'è la luna anche, vengono. Sì, qua ci dice anche dei segreti. Dei segreti che non possono essere rivelati fino a un certo punto e che altri ne verranno rivelati, oppure ti verranno rivelati dei segreti che ti portano a programmare su qualcosa in avanti. Fatto sta che c'è un pieno successo e trionfo in questo mese. Datemi un'altra carta sulla papessa e due di bastoni. Sì, ragazze, per molte di voi arriva una persona nuova. C'è un fante di bastoni, oppure arrivano delle comunicazioni che sono che funzionali a svelare dei segreti, ok?
Allora, alcune di voi hanno una persona nuova, altri di voi scelgono proprio una persona con cui si è rotto qualcosa, altre che non c'è, per esempio, appunto, nessuno. Arriva una persona che c'è tanta passione, che si vuole vivere questa passione, perché il sette di bastoni ci parla anche della passione, la voglia di combattere per te con questo cavaliere di coppe, di esprimerti quello che sente, comunicazione emotiva, ok? Per alcuni di voi ci sono tante persone qua anche, eh? Cinque di bastoni ci parla anche di alcune gelosie che ci sono state. Fatto sta che voi sceglierete di andare incontro al vostro massimo successo e lo farete, liberandovi dalle dipendenze emotive. La ruota gira a vostro favore, alcuni di voi sceglieranno una persona nuova e dovete sapere che qualsiasi scelta che fate, una persona nuova rispetto al fatto di un 8 di spade che vi poteva tenere bloccate prima da una vecchia energia. Oppure qua ci sarà una comunicazione, ok? Vi verranno svelate delle cose che non erano state svelate rispetto a un fermo che ci poteva essere stato, ok? Ok, fatto sta che qua voi vi liberate dalle prigioni, dalle catene legate a qualche aspetto importante vostro, ok? Andiamo a vedere un attimo qua cosa arriva. Ah, per le mie ragazze che hanno in mente una persona con gli angeli del cuore, vediamo un po' che hanno in mente una persona. Conoscersi qua. Svelate l'una all'altra il sé più nascosto. Qua vi verranno svelati dei segreti, ve l'ho già detto con la persona che state pensando, eh? Anche molto presto. Ancora, per i miei ragazzi che hanno una persona in mente, questa è una relazione di vite passate, ok? Ciò vuol dire che qualsiasi cosa sia accaduta era funzionale perché dovete bilanciare un karma e dare amore con il perdono. Ricordiamo, qua c'è il perdono tuo in questo mese per sganciare il karma delle vite passate. Allora, un'altra carta per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno una persona in mente. Guarda, risolvi le questioni familiari, quindi qua si andranno a risolvere le questioni familiari con il perdono, eh? Ricordiamo qua che c'è questo. Esprimi il tuo amore, ti dice non soltanto che qua ti viene fatta la dichiarazione o una comunicazione emotiva, anche tu di dare amore a te stessa, ok? Per il massimo. Successo perseguibile in questo mese grazie alla proiezione con l'altro. Ok, andiamo a vedere adesso per le mie ragazze single in questo mese. Alchimia, ti ho detto qua c'è una forte attrazione magnetica tra di voi, ok? Qua arrivano, te l'ho anche detto qua, alchimia, regina di bastoni qua all'esterno e come ti vede anche l'altro, no? Ok, cosa sente di te anche l'altro. Vediamo qua un'altra carta per le mie ragazze. Guarda un po', c'è lascia andare il tuo ex. È tempo di ripulire la tua energia, te l'ho già detto qua, eh? Lascia andare il tuo ex, soprattutto per le ragazze che non hanno nessuno, che aspettano una persona nuova, ok? Qua c'è alchimia. Grazie a questa persona tu avrai l'energia giusta per ripulire l'energia legata alle dipendenze di vecchie persone, ok? Ok, adesso un'altra carta per le mie ragazze, i miei ragazzi che non hanno nessuno. E ci saranno conversazioni sincere. Esprimerete onestamente l'uno all'altra i vostri sentimenti, ok? Te l'ho detto anche qui, eh? Che ci saranno queste conversazioni funzionali ad alimentare il tuo nuovo sé. E tanta anche passione qui, permetti a cuore e anima di cantare di gioia. Wow, ragazze mie, è meravigliosa questa cosa! Andiamo a vedere adesso. Vediamo un po', anzi, guarda, sono curiosa di fare una cosa. Mo' mi avete messo il pallino. Voglio vedere un attimo qua su questo cavaliere di coppe. Chi è questa persona? Voglio vedere qua che tipo di. Sì, da un amore fuggitivo, se la conosci già la persona, ok? Qua c'è un amore dichiarato. Va bene? Se è il tuo caso, sto buttando altre carte per avvicinarmi a più casi possibili. Da un amore fuggitivo, qua c'è un amore palpitante, ok? Andiamo a vedere qua su questa papessa e quel paggio di bastoni di cosa ci parla. Ragazzi, alcuni di voi c'è la riconciliazione, amore ritrovato, e quindi una comunicazione che è tenuta nascosta forse anche per via della distanza, per qualcosa. Ok? Amore ritrovato. Se non la conosci questa persona, è l'amore ritrovato di te grazie a questa persona nuova che entra. Va bene? Quindi amore ritrovato, molte volte c'è una riconciliazione qua, perché questa è proprio una persona che ti ama perché c'è un re di coppe, me lo conferma il Reartù qua sotto, eh? E si devono liberare delle catene emotive. Magari guardatevi il video, ragazzi, durante il mese per andare a capire ancora meglio quello di cui stiamo parlando, ok? Mo' vi metto una carta di queste, un consiglio per le mie ragazze, i miei ragazzi in questo mese, ancora su tutto. Se
Sì, allora qua tu ritorni nella tua vocazione. La ladra di sogni numero 13, corrispondente anche all'arcano morte, ci dice una piena trasformazione laddove tu non hai più creduto in te stessa. Rifiuto della vocazione significa rifiutare di credere che tu puoi tutto. Rifiutare di credere, rifiuto della vocazione è proprio stare nella zona comfort e stare bene nella zona comfort del dolore, ok? Tu recuperi tutto questo perché avviene una trasformazione e recuperi la tua. Il tuo carro, pieno successo e avanzamento, mi raccomando, alla ladra di sogni, perché quando arriva è come se ti sollecita a tornare indietro. Tu dai una bella clavata all'ego e quindi tutto torna a splendere. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze un oracolo di Organica, un altro consiglio. Un altro consiglio. Ah, questa è anche una cosa che tu puoi sfuggire da una relazione. Qua c'è una persona importante che arriva, ok. Allora, la persona importante l'abbiamo già vista perché qua c'è Re di Coppa. Ah, sono uscite due ragazze qua. Tutankhamon, sarcofago. Sì, ragazze, qua stanno incontro una piena trasformazione. Ti leggo un attimo questa carta. Una piena trasformazione. Qua una cosa sul lavoro vi voglio dire, ragazze. Nella misura in cui avete avuto una crisi, la Torre ci parla anche dell'uscita di qualcosa di meraviglioso, della luce dentro di voi, di cui avete potuto magari averne paura. Il cambio di prospettiva significa utilizza quella luce che ti è arrivata nel lavoro come attività creativa, la passione del lavoro. Questo fa rigirare la ruota a tuo favore, andare dritta come un treno in un progetto tuo, utilizzando al meglio l'energia creativa che ti è arrivata magari per una crisi. Vedi l'escalation? Ok. Tutankhamon, vediamo cosa ci dice. Bambino interiore, appunto, segui il bambino interiore a livello creativo che non ha sovrastrutture, integrazione, guarigione, accoglienza. Tutankhamon, detto anche il faraone bambino, salì al trono dopo la morte del re Akhenaton, ripristinando sin dall'inizio il culto di tutte le divinità egizie che precedentemente il padre aveva abolito per una religione monoteista. Nonostante il suo regno sia durato soltanto 9 anni a causa della sua prematura morte avvenuta a 20 anni, il re viene anche oggi ricordato grazie al ritrovamento della tomba e di tutto il suo corredo funerario, che comprendeva all'incirca 5.398 oggetti preziosi di altissimo valore economico e storico, tra cui il meraviglioso sarcofago in oro. Se esce questa carta, rispetta il tuo bambino interiore accompagnandolo nel suo cammino di ricongiungimento con il tuo sé, fino all'unione più alta, sanando così le ferite più profonde ed antiche. E te l'ho detto che qua stai sanando, sanando. Accoglilo amorevolmente per un'evoluzione sana e completa, ok? Stai accompagnando quel bambino interiore che ti sta dicendo: accompagnami, aiutami, ti sto chiamando per toglierti dalle gabbie mentali che il bambino non ha. Il sarcofago, vediamo. Il sarcofago ti dice: custodire. Eternità, vita, anima, passaggio, e ti dice che sei una fase di passaggio per ritornare alla tua vocazione. Il sarcofago egizio era una grande arca sepolcrale che custodiva il corpo imbalsamato del defunto e fungeva anche da contenitore del ka. Il suo nome egizio era Nebank, ossia possessore di vita. Più era elaborata e preziosa la sua manifattura, e più alto era il rango del defunto. Se esce questa carta, impara a conservare e custodire ciò che hai di più prezioso, la tua anima. Ricorda che questa qua te la vuole togliere, la vocazione, ok? E questo non significa non aprirsi al mondo, ma farlo nel modo e nei tempi giusti, guidato da ciò che l'anima ti indica. Ascolta in profondità la tua anima, lasciati guidare da essa. Quindi, ragazze mie, abbiamo capito un mese meraviglioso anche qui di Araba finisce dopo l'altra. E riguardo al lavoro, la vostra vocazione, vi ho detto in questi termini. Guardate, ragazze, è veramente una stesa meravigliosa. Abbiamo visto qua come finisce la papessa anche qui. Se vogliamo dare anche l'interpretazione a livello comunque lavorativo nella realizzazione personale, è colei che detiene la legge. Laddove non ti fidavi di te stessa, qua con la torre della luce che ti è sgorgata da dentro per il lavoro che hai fatto fino adesso, hai pieno successo nelle tue capacità spirituali. Ok? Quindi, ragazze mie, io. Vi auguro un mese meraviglioso di grande trasformazione e adempimento di tutti i potenziali, ok? Quindi io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!